così, di panini per dare ai bambini. Si chiama Dacci Oggi il nostro pane quotidiano ed è l'iniziativa promossa a Pesaro dall'Associazione dei panificatori e pasticceri aderenti alla Confesercenti. Domenica 19 giugno è prevista la distribuzione gratuita o a libera offerta di oltre 1000 confezioni di pane nel piazzale antistante il Duomo di Pesaro e la chiesa di Villa San Martino in concomitanza con gli orari delle funzioni religiose. Il ricavato delle offerte sarà destinato all'opera di carità voluta da Papa Francesco per la costruzione di una scuola agraria in Burkina Faso. A queste si aggiungeranno quelle che fino al 31 dicembre saranno raccolte dal Duomo e attraverso apposite scatole dislocate in numerosi punti vendita della città. L'evento viene anticipato nella mattinata di giovedì 16 giugno dalla festa Oratori Insieme, l'appuntamento annuale che gli oratori dell'Arcidiocesi di Pesaro celebrano insieme con l'Arcivescovo Monsignor Piero Coccia. Anche in quell'occasione, Fiesa Confesercenti e Panificio Pagnoni predisporranno sul sagrato del Duomo la distribuzione del pane e del giubileo alle migliaia di giovani delle parrocchie pesaresi. Nelle due giornate è prevista la distribuzione di 5 quintali di pane. Perché a Pesaro noi abbiamo l'onore di avere il nostro Pagnoni, che è vicepresidente della nostra associazione. L'ambiente vescovile, la curia, ha accettato di buon grado questa nostra proposta, per cui ci piaceva proporre un momento di adesione ai temi dell'anno giubilare che Papa Francesco ha impostato. Anche in questo modo Pesaro diventa una ribalta nazionale che aderisce ad una grande iniziativa mondiale. L'iniziativa quindi propone a livello locale quello che Fiesa Asso Panificatori promuove a Roma con il sostegno della Santa Sede. Là i panificatori provenienti da diverse regioni italiane, comprese le Marche, porteranno il pane affettato e confezionato per donarlo ai pellegrini. Abbiamo preparati 3.000 per mandarli a Roma. Domani sarà distrutta Roma. Poi giovedì ne faremo altri 3.000 pezzi per dare ai ragazzi, diciamo, degli oratori. Poi fra domenica altri 1.500 pezzi per dare davanti alle chiese. Così. È nata la cosa perché non pensavamo sicuramente che il Papa, diciamo, che ci dasse questa importanza e abbia sposato, come si può dire, questa manifestazione. Ce l'ha veramente, per noi è una soddisfazione enorme, per me il Presidente, perché è nata tutta questa idea a tavola, così dico, dobbiamo fare qualcosa per vivacizzare un po' questa categoria perché stiamo morendo qui, sono. È nato così, è andato tutto bene, molto, siamo molto soddisfatti. Soddisfatta anche la direttrice dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, che durante la conferenza stampa ha definito il pane come un simbolo di vita e di cristianità. Un gesto semplice, ha detto, ma ricco di significati e valori diversi. Sì, valori innanzitutto sociali, perché richiama l'attenzione su un prodotto essenziale della nostra tavola e quindi anche sulla situazione critica che i panificatori stanno attraversando in questo momento. Sociale perché contribuisce con le offerte libere a realizzare un'opera sociale come la scuola agraria del Burkina Faso, e poi ha anche un grande valore educativo perché naturalmente educa alla solidarietà e alla condivisione, quindi è in piena sintonia con tutti tutta l'opera che la Chiesa sta svolgendo attraverso le Caritas diocesane, le Caritas parrocchiali, ed è in piena sintonia anche con il Giubileo della Misericordia e con l'invito del Papa a praticare le opere di misericordia, tra cui dare da mangiare agli affamati. E poi anche per la Chiesa un valore religioso, perché chiaramente il pane è simbolo dell'Eucaristia e quindi con tutto quello che questo significa.